Svegliati, Neo. Ascoltami, Neo. Pillola azzurra. Fine dei giochi. Domani ti risveglierai e sarai il solito attore cane di sempre. Pillola rossa. Entri nel paese delle meraviglie e scoprirai come diventare il nuovo Favino. Ciao Benz! Se l'intro ti è piaciuta, ti invito a iscriverti al mio canale, mettere like, attivare la campanella. Seguimi anche su Instagram, dove condivido nelle storie alcuni contenuti del video in anteprima, così puoi anche darmi il tuo feedback. Purtroppo la pillola magica non esiste. Il consiglio che posso darti però è sicuramente quello di non aspettare che ti cadano le occasioni dal cielo, non stare fermo immobile, creati tu le tue occasioni. Una cosa che puoi e devi sicuramente fare è studiare. Con studiare non intendo solamente iscriverti a una scuola di recitazione piuttosto che a un workshop o a una scuola di teatro, ma studia tutti i giorni. Osserva le persone che ti circondano, i tuoi parenti, i tuoi amici, le loro piccole caratteristiche speciali. Guarda tanti film, tante serie TV e poi metti tutto nel tuo sacco. Ok, magari tu sei l'1% di quelle persone che un giorno si sveglia e dice: ok, oggi voglio fare l'attore. Scrive a un'agenzia, viene preso, fa un provino, vince il ruolo della vita e diventa appunto il nuovo Favino. Sì, magari se esistono quelle persone, se tu sei una di queste persone che sta guardando il video, ti prego, scrivimelo nei commenti. Voglio conoscerla, una persona così. Ma verosimilmente ti ritroverai a mandare 50 email al giorno, a non essere cagato da nessuno, a essere sconfortato e a pensare che non lavorerai mai e che non sarai mai un attore all'altezza. Oddio mio! Io per esempio ho iniziato in una piccola scuola di teatro del mio paese a Pordenone a 24 anni. Alcuni potranno dire: sì, ma eri vecchio. Io sono dell'idea che se vuoi qualcosa non è mai troppo tardi per iniziare. Insomma, dicevo, la mattina e il pomeriggio lavoravo e la sera andavo in questa scuola di teatro. Pochi mesi dopo la mia iscrizione l'insegnante mi nota e mi dice: guarda, vorrei farti fare un provino per uno spettacolo dove ci sarà un copione. Pensate, uno che non ha mai fatto nulla e sente la parola provino, copione, spettacolo. Momento. E fatto sta che quello spettacolo è stata una delle esperienze più belle della mia vita. È stato lì che ho capito che quella fiamma, quel fervore, quell'ansietta prima di andare in scena, avrei voluto provarla per tutta la vita. Finisce la scuola, dopo un anno, l'insegnante mi dice: no, dai, vai a Roma, provaci, ce la puoi fare. Capirete l'ansia, 24 anni, un lavoro stabile, una ragazza, la vita che va in una certa direzione, prendere tutto e mollare? Proviamoci. Vado a Roma, trovo la prima scuola, Centro Sperimentale di Cinematografia. Fallisco. Gian Maria Volonté, sempre scuola di cinema. Fallisco anche qui. Ah, poi vi parlerò di tutte le scuole, comprese queste due che vi ho nominato, nei prossimi video. Provo l'Accademia Internazionale di Teatro. 3 selezioni durante l'anno. Prima selezione, passato. Seconda selezione, dicembre, passato. Passano 6 mesi, ultima selezione decisiva a giugno. Dentro o fuori, passato. Ovviamente poi, finita l'accademia, per pagarmi l'affitto e stare a Roma, lavoro saltuariamente in un ristorantino e ogni tanto mi capita, pulendo la merda nei cessi, di pensare: guardati Vez, 30 anni, 2 lauree e ancora pulisci i cessi nel ristorante. Sì. Sì, e va bene così, perché sono sicuro che è quella fase in cui bisogna non mollare, darsi la forza e continuare a seguire il proprio obiettivo. Non arrenderti. Come in ogni altro mestiere, ci sarà sempre qualcuno più bravo di te, più talentuoso di te, ma ricordati che c'è anche qualcuno meno bravo di te, qualcuno che non è come te. Non ti abbattere se fallisci al primo, al secondo, al quinto, al decimo provino. Voglio chiudere il video con una frase presa dal discorso di Denzel Washington, che ti consiglio di andare a leggere. Ogni fallimento è un passo avanti verso il successo, e se non fallisci, vuol dire che non ci stai nemmeno provando.